sarei venuta a trovarti per tirarti un po' le orecchie, ma poi quando ho visto la notizia che era uscito un tuo libro ho detto vabbè, una ragione c'è, perché è un po' che noi non abbiamo una rubrica che ci piaceva molto, che è Creativity and Law. Perché insomma è presto detto, hai scritto un libro per parlare di creatività dal punto di vista legale, ma non solo, perché è molto discorsivo e molto utile a tutti gli effetti. Sì, in realtà questo è il motivo del nostro silenzio nell'ultimo anno, dico nostro perché al libro hanno contribuito anche tanti altri miei colleghi, ci sono altri 9 autori del libro, però erano quelli che mi aiutavano con Creativity and Law, e quindi finalmente è uscito quest'opera che ci ha assorbito direi per un annetto, e quindi tutta quell'attività che noi abbiamo sempre fatto di aiuto ai creativi per diciamo cercare di sensibilizzarli sui temi legali, l'abbiamo diciamo convogliata verso questa iniziativa. Entriamo subito nel merito, quindi negli aspetti più pratici della faccenda. Quali sono i temi caldi? Beh, i temi caldi, allora, il nostro libro ha volutamente coperto sostanzialmente tutte le aree del diritto alla pubblicità, voleva essere veramente un libro a tutto tondo, quindi siamo partiti, abbiamo citato anche un caso di Nino Manfredi, di product placement illecito tra virgolette, in cui c'era Nino Manfredi che continuava a leggere Il Messaggero in una fiction del 93, per poi arrivare però ai temi di oggi, quindi quel tema di trasparenza pubblicitaria oggi ce l'abbiamo sull'influencer marketing, quindi abbiamo avuto i casi di una nota casa automobilistica, diciamo di una nota stilista con la compagnia di bandiera, casi evidentemente molto importanti sulla trasparenza pubblicitaria, sulla tutela del consumatore, su quale appunto creativi, account non sono sempre così aware, è quello il nostro chiodo fisso, così come l'ambush marketing, quello è un altro tema molto caldo e lo ritornerà ad essere con Europei di Calcio e Olimpiadi di Tokyo. Settimana scorsa è stato approvato un disegno di legge in Consiglio dei Ministri sull'ambush marketing, vedremo se sarà la volta buona, però il libro affronta quello, tanti casi di ambush marketing del passato, situazioni borderline, così come tutta la parte di real-time marketing, e quindi tutte le famose campagne di reazione a qualche comportamento del concorrente o a qualche evento importante, ma torniamo, e lì è il punto, torniamo comunque a coprire tutta la pubblicità, e quindi dallo shocking advertising, che ad esempio nel settore del fashion è evidentemente un tema molto caldo, ma anche analizziamo quindi pubblicità ingannevole, pubblicità comparativa, la denigratoria, quando si superano un po' si va un po' oltre le linee, quindi questo era un po' l'obiettivo. Ma chi ci deve pensare? Insomma, si dice che il paletto ai creativi non piace perché blocca insomma la mente e la creatività. Con chi dovete parlare però? Chi ci deve pensare per non incorrere poi in grandi idee ma irrealizzabili o addirittura con sanzioni, perché poi c'è un danno anche economico? Assolutamente, beh, questo è un bel punto. Se ti ricordi, un paio d'anni fa abbiamo fatto un evento in cui tu eri intervenuta anche con un creativo che aveva detto no, i creativi paletti non possono averli, e sono abbastanza d'accordo, perché evidentemente il flusso creativo non deve essere interrotto, va benissimo, noi lavoriamo da tempo e da sempre anzi con l'advertising, col mondo della comunicazione e con i creativi, va benissimo. Il tema vero è che in qualche momento del processo qualcuno deve alzare un po' le antenne, perché se si li alza solo alla fine, a campagna conclusa, quando passa dal legale, a quel punto è troppo tardi, i nostri suggerimenti vengono visti come distruttivi e non riesci più a correggerla la cosa, quindi quello è un aspetto secondo me molto importante. Quindi secondo me anche gli account, noi lavoriamo con molte agenzie e il training agli account stanno sortendo qualche effetto, e anche sui creativi, la lampadina inizia ad accendersi. Quindi ecco, questo libro a chi è consigliato particolarmente? Beh, allora, questo libro, noi siamo purtroppo noiosi avvocati, anche se ci amiamo, appassionati di comunicazione, ci occupiamo da sempre di quella, però è stato edito dalla diciamo principale casa editrice giuridica italiana, da Giuffre Lefebvre, però il taglio è volutamente pratico ed avevamo quell'obiettivo, quindi un massiccio richiamo di casi, mostriamo le campagne che hanno fatto discutere e cerchiamo di chiarire quali sono gli aspetti più delicati. Questo perché? Perché volevamo che fosse anche di agevole lettura per chi, per gli altri operatori del settore della pubblicità, e quindi non i legali, ma creativi, account, e quindi ancora loro. Pare che ci siamo riusciti, ringrazio il professor Barbarito dello Yulma, che è autore di una delle due prefazioni al libro, e dice proprio che questo libro è rivolto ed è fruibile anche da loro, perché come sai quello è un tema per noi molto importante. Sarà un successo se? Se lo leggeranno il più possibile persone non legali che non si occupano di pubblicità, perché il training e l'educazione va fatta un pelo prima del fine della campagna, quando normalmente interviene il legale. E non è che adesso insomma ci fai lo scrittore a tempo pieno, quindi ci sarà un'edizione 2, 3, 4?
Ma no, adesso riprendiamo con Creativity and Law, questa è una promessa, e poi vedremo se dare un seguito a questa iniziativa, però l'idea è riprendere con Creativity and Law e poi insomma fare magari qualche evento anche insieme, sempre in ambito educational. Grazie. Grazie a te.